Ciao a tutti e benvenuti in Cucina con Agnese. Chiamateli tortelli, tortelloni, ravioloni, come più piace a voi. Oggi noi prepareremo i tortelloni ripieni di ricotta. Un'idea gustosa e deliziosa da proporre anche per il pranzo, la cena della vigilia o di Natale. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di farina zero, 4 uova, 250 g di ricotta vaccina, se volete potete utilizzare anche quella di pecora, come più piace a voi, un pugno pieno di prezzemolo tritato finemente, 60 g di formaggio grattugiato, sale e pepe. Io sono pronta a incominciare. E tu? Mettiamoci subito a prepararli. Per prima cosa dobbiamo andare a lavorare la ricotta. In questa ciotola andiamo ad aggiungere la ricotta, il prezzemolo. Io l'ho bagnato perché l'ho lavato e tagliato finemente, anzi triturato finemente, il formaggio e ci servirà un uovo qua. Regolate di sale e pepe, non tantissimo perché c'è già il formaggio che è molto saporito, e poi io ho comprato una ricotta, ragazzi, che è buonissima ed è molto molto buona e saporita pur essendo vaccina, e pepe nero. E ora con una forchetta andiamo a schiacciare e a lavorare bene tutto, dopodiché mettiamolo da parte e ci dedichiamo all'impasto. Intanto che il nostro ripieno riposa in frigorifero, lo riposto un attimo in frigorifero, occupiamoci dell'impasto. Andiamo ad adagiare la farina su questo ripiano, creiamo un bel buco al centro, andiamo a rompere all'interno le uova. Anche qui aggiungiamo un pizzico di sale. Se volete anche il pepe, a me nell'impasto non piace, sono molto 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 classiche e tradizionali. E iniziamo a mescolare. Lasciamo incorporare poco a poco la farina all'interno delle uova. Prendetevi tutto il tempo necessario. Quando vedete che la maggior parte della farina è stata assorbita, pulite pure bene la forchetta. Iniziate a lavorare l'impasto con le mani. Se volete aiutatevi anche con una spatola. Io lavoro piano piano l'impasto e ci vediamo fra poco. Eccoci qui. Io, come vedete, con l'acqua accanto a me ho inumidito leggermente, ma leggermente, proprio solo le dita, e spruzzato l'impasto perché mi era venuto leggermente duro. Ora l'impasto è pronto, lo copro con una ciotola, pulisco tutto qua attorno, lo lascio riposare una ventina di minuti, preparo la macchina e poi mettiamoci a fare i nostri tortelloni. È arrivato il momento di stendere la sfoglia. Io ho tirato fuori la macchina elettrica, sono furba, e naturalmente tirerò la sfoglia a telecamera spenta perché comunque fa un rumore allucinante. Tiro la sfoglia, la preparo sul bordo e poi ci vediamo fra pochissimo. Ho già rifinito i bordi della sfoglia tirata con la macchina e siamo pronti per andare a tagliare i nostri tortelloni. Io utilizzerò una rotella, oppure avevo trovato in un negozio questo tagliapasta che taglia esattamente i quadrati necessari. Andiamo a tagliare la sfoglia. Okay.
Se non vi vengono precisi, non vi preoccupate. L'importante è che siano sempre buoni. E ora prendiamo la ricotta, un cucchiaino circa questa quantità, e andiamo a posizionare al centro. E ora andiamo a richiuderlo. Chiudiamo la punta, pressiamo bene l'aria, prendetelo sul lato e andate a richiudere. E il primo è pronto. Prendetene un altro, pressate bene l'aria, prendetelo sul dito, pressate bene e posizionatelo. Pressate bene e chiudete. A fra poco. Eccoci qui, un po' di lavoro, ma ne è valsa tutta la fatica. Noi siamo pronti a condire i nostri tortelloni con un sugo semplice, ma naturalmente potete condirli come più piace a voi, burro e salvia, ragù, quello che più vi piace. Potete anche congelarli, prepararli prima del vostro pranzo o della vostra vigilia di Natale, congelarli e al momento del bisogno tirarli fuori dal freezer, giusto al tempo che l'acqua venga a bollire e li tuffate ancora congelati. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Io e Pierangelo, il mio cameraman, vi auguriamo un felicissimo Natale. Quest'anno un po' strano, un po' diverso dal solito, ma vi auguriamo veramente tanta serenità e di passare le feste con i vostri cari. Anche con una bella telefonata, una videochiamata. Ci vediamo la prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it. Oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.